ma il compito di coordinare l'incontro di questo momento sul trentennio glorioso. Alla mia destra i relatori che ascolteremo a breve, innanzitutto alla mia destra Sherry Bergman, che sappiamo essere docente di scienza politica da Bernard College della Columbia University e che ha inaugurato questo festival mercoledì, quindi già presentata e ancora qui impegnata oggi pomeriggio. Alla destra di Sherry Bergman invece abbiamo Michele Di Donato, che dopo una laurea in storia contemporanea e varie esperienze anche all'estero, oggi è ricercatore docente all'Università di Pisa dal marzo 2019. Alla destra, come vorrei ricordare anche almeno una pubblicazione, non voglio esagerare nella presentazione, possiamo citare la sua pubblicazione del 2015, I comunisti italiani e la sinistra europea, il PC e i rapporti con le socialdemocrazie. Mentre, per ultimo, ma sarà in realtà il primo a intervenire, Bruno Sentis, che dopo una laurea in storia e civiltà all'Università di Pisa e dottorato di ricerca che in storia contemporanea che si è svolto in cortela anche tra appunto, l'Università di Pisa e l'Istituto degli Studi Politici di Parigi, ha terminato insomma, questa esperienza e vogliamo ricordare anche per una delle sue pubblicazioni, quella del 2016 per il Mulino, che si intitola Fordismi, storia politica della produzione di massa e quindi pienamente legata al tema di oggi. Il tema di oggi appunto affronta il trentennio glorioso. Che cosa si intende per trentennio glorioso? Lo spieghiamo risalendo a chi ha dato questa etichetta, questo triplo decennio, cioè a Jean Forestier, che appunto individuava negli anni che vanno dal 48 circa alla crisi petrolifera, quindi nei primi anni degli anni 70, un periodo di boom economico e di sviluppo industriale, per non dire di sviluppo appunto del capitalismo. E questo periodo chiaramente è un periodo che vede una crescita un po' per tutta l'Europa, ma non solo, e per farvi capire appunto qualche dato che possa appunto evidenziare questa etichetta un po' pomposa, no? Trentennio glorioso che è stata affidata, sono andata a studiare alcuni punti, alcuni elementi che possono appunto oggettivamente farci un quadro. Per esempio, crescita del PIL europeo, tra il 1900 e il 1950 il tasso di crescita era intorno all'1%, invece tra il 1950 e il 1973 il tasso di crescita è salito al 4,1% abbondante. I due decenni successivi invece al 1973 vedranno un calo all'1,8%. Conseguenze appunto di questo boom economico sono sicuramente l'aumento dei posti di lavoro, il crollo della disoccupazione e proprio per farci un quadro anche un po' più preciso sono andata a prendere i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro proprio in merito al tema dell'occupazione. E tra il 1958 e il 1973 infatti il tasso di disoccupazione di Germania e Giappone viaggiava intorno di disoccupazione all'1%, la Gran Bretagna intorno al 2%, l'Italia al 3,5%, gli Stati Uniti 5%. Il dato così alto, che magari ci può anche spiegare meglio Sherry Bergman, il dato così alto dicono che degli Stati Uniti rispetto all'Europa si è determinato dal fatto che il calcolo del tasso di disoccupazione seguiva criteri diversi rispetto all'Europa, quindi dopo quella leggera diciamo,
plusvalenza della disoccupazione fosse dovuta a questa. I dati sono chiari, il PIL in crescita, la disoccupazione addirittura si ipotizzava la scomparsa e la risoluzione piena della disoccupazione. Un secolo, cioè un trentennio, diciamo, felice, dove la macchina capitalista produce nuovi beni di consumo, nuovi metodi produttivi, nuovi mercati e nuovi tipi di organizzazione industriale. Ecco, poi però con la crisi petrolifera del 1973 questi dati sono destinati a mutare profondamente. 10 anni dopo la disoccupazione in Germania superava il 9%, in Italia il 9,9%, in Gran Bretagna l'11,7% e negli Stati Uniti il 9,5%. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un trentennio ben delimitato, la fine della seconda guerra mondiale e la crisi petrolifera che chiudono questo trentennio di sviluppo economico e di boom. Cosa succede in questi anni? Sono anni di piena integrazione del movimento operaio nel sistema economico e quindi sono anni anche di compromesso socialdemocratico. Quindi sono anni importanti da andare a approfondire per capire come i governi socialisti, socialdemocratici e laboristi fondano il loro rapporto con questo sviluppo del capitalismo e sviluppo economico. Questo è un po' il tema della giornata, poi c'è un altro tema importante sempre in questo trentennio, e cioè lo sviluppo anche di una socialdemocrazia internazionale. E qui si fondano, diciamo, le basi per quello che sarà poi, no? Il rapporto fra le socialdemocrazie europee e internazionali con il capitalismo. Quindi giustamente abbiamo questo spazio di tempo per approfondire questa tematica. Parte con la sua relazione Bruno Sessis. Bene, grazie mille. Allora, ieri, nella seconda parte del suo intervento, Bruno Manghi ha detto che ma non parlare mai di contenuto glorioso se non quando è decisamente invitato. A me fa molto piacere, quindi vi ringrazio in primo luogo di avermi invitato e di essere qua ad ascoltare la relazione. Vorrei cominciare su questo argomento che è molto complesso, con alcune pretese di esaustività in questo in questi minuti che mi vengono a parlare. Vorrei cominciare da una citazione. 15 anni fa prevedevamo tutto, tranne una cosa, che il mondo sarebbe entrato in una fase di belle volte. Adesso ci siamo dentro in meno. L'adesso, di quella citazione, è nel 1961. Sono parole di Italo Calvino nella risposta a un'inchiesta della rivista Tempi Moderni, risposta che si può oggi trovare nella splendida raccolta di scritti teorici, Una pietra sola. 15 anni prima era finita la Seconda Guerra Mondiale, lasciando l'Europa in macerie tutta da ricostruire. Belle volte, allora, era per Calvino, significava l'area di cuccagna del miracolo economico, una cuccagna che definiva immeritata e scordente, in cui si tendeva a dimenticare che il peggio è sempre possibile, come la prima Belle Époque aveva scoperto a Sarajevo nel 1914. Ma si tendeva anche a dimenticare, proseguiva Calvino, che noi siamo sempre gli stessi e niente in fondo cambiato intorno a noi ciò che conta, né le strutture, né le idee, né le coscienze. Ci si trovava però paradossalmente disorientati da un inedito senso di sicurezza, dal percepire la vita non più come qualcosa di teso e guerreggiato, spinoso, denso di scelte morali, ma come uno spettacolo nelle grandi linee prevedibile e rassicurante. Si andava affermando quell'atteggiamento ideologico che tende a considerare il boom economico dell'Europa industriale di oggi, 61, come una condizione naturale e stabile e a giudicare ogni cosa col metro di questa condizione storicamente privilegiata. A trovarsi disorientato era infatti più di tutti il movimento operaio. Sorto supponendo nel proletariato industriale una continuità e una crescita uniforme che proseguiva dal vino, si trova, e il movimento operaio si trova di fronte, nel bel mezzo del suo discorso, una folla di interlocutori diversi e incomprensibili. Leggere questa analisi del 61 del disorientamento può suonare strano a chi facesse troppo affidamento sui luoghi comuni, secondo cui i 30 gloriosi coinciderebbero con gli anni più felici del movimento operaio,
in cui essa avrebbe trovato quasi automaticamente il suo ruolo nella società. Si tratta, va da sé, di costruzioni non solo retrospettive, ma spesso anche strumentali. Il movimento operaio doveva interagire con processi di cambiamento continuo, spesso impetuoso e mai lineare. Per fare solo qualche esempio, il rapido progresso tecnologico in primo luogo, la seduzione dei consumi, le trasformazioni delle geografie sociali, le migrazioni interne dall'estero e verso l'estero, nel caso dell'Italia, più globalmente, il salto da paese povero a paese ricco. Interagendo con questi processi, perciò, il movimento operaio si trovava ad essere continuamente, per così dire, strutturalmente disorientato. In questo ci pone dei problemi per la lettura del nostro passato, ma anche, almeno credo, per quello del presente e del futuro. Certo, oggi, per percepire tutta la distanza, anche culturale, che ci separa da quegli anni, basta sentire proprio questa espressione, movimento operaio, magari con gli aggettivi che qualche volta ho completato, movimento operaio sindacato, operaio democratico, operaio socialista. E via dicendo. L'espressione aveva tanto una sua utilità quanto una sua concretezza, poiché poteva, per l'appunto, abbracciare sia i sindacati sia alcuni partiti, sia quelli più chiaramente ispirati a sinistra, comunisti e socialisti, sia gli altri, nella misura in cui esprimevano, rappresentavano, organizzavano i lavoratori e le loro istanze. Tutte queste organizzazioni, sindacali e politiche, con confini labili tra due campi, ciascuna organizzazione a suo modo, contribuivano a comporre il quadro complessivo delle formazioni sociali dei 32 gruppi. Ma, a mio parere, sarebbe semplicistico descrivere quest'opera di composizione nei termini troppo lineari di un patto, di un contratto sociale. In questa visione, quella che lo descrive nei termini del contratto sociale, i circa 30 anni dalla ricostruzione post-bellica e la crisi del petrolio del 73 sarebbero stati quelli della piena integrazione del movimento operaio del sistema economico, all'interno di un'alleanza con il mondo delle imprese tutelato dai governi fondata sul circolo virtuoso di produttività, salari e consumi, ovvero, in sintesi, l'accettazione da parte dei lavoratori, soprattutto nell'industria, di lavoro pesante e in continua evoluzione in cambio di alti salari e di espansione dei consumi, anche grazie al sempre più basso costo dei prodotti. Questo discorso vale da sé per l'Europa centro-occidentale e per gli Stati Uniti, anzi si tratterebbe di un modello forgiato negli Stati Uniti degli anni 30 e poi importato dopo la guerra dell'Europa del Terra Nascia. In questo senso si parla spesso di modello, patto, eccetera, fordista, keynesiano, oppure fordista, keynesiano, un trattino, evocando come padrini Henry Ford e John Maynard Keynes. Non di rado si è parlato anche, ed eccoci finalmente al tema della discussione, si è parlato anche di compromesso sociale. Si tratterebbe dunque di un compromesso politico e sociale, ma con fondamento nell'economia, sia nelle relazioni di lavoro, nei circuiti di produzione e consumo, qui Ford, che nelle condizioni finanziarie e macroeconomiche, qui Keynes. Il confronto è dunque con la grande, confronto implicito ma anche esplicito, e dunque con la grande crisi degli anni 30, come crisi di un capitalismo sfrenato e sfrenatamente disregolato. Come è stato già richiamato, la classica interpretazione di Carlo Rani, la crisi del 29 era l'esito ultimo di una grande trasformazione secolare dominata dal sistema di mercato con effetti in ultimo distruttivi e rendeva necessario girare questa logica di mercato e tornare a incorporare la politica nell'economia. La sinergia tra crescita economica e crescita dei diritti sociali nel dopoguerra può quindi apparire come la realizzazione pratica della soluzione equivalente. Ma dobbiamo tenere a mente che sia nell'economia che nella politica il processo storico non consiste nella soluzione di un ben definito una volta per tutte sempre i problemi, ma al contrario, nel processo storico la soluzione stessa di un problema crea sempre altri nuovi inediti problemi. Veniamo quindi alla nostra questione. Per parlare di socialdemocrazia, per quanto riguarda più nello specifico i 30 gloriosi, per parlare di un compromesso socialdemocratico, credo sia importante chiarire subito i termini più possibile. Ci proverò in modo un po' schematico. Da un lato, si può intendere la socialdemocrazia come un soggetto, un progetto, una cultura politica autonoma, un socialismo maturo, un più antisistema come l'Ottocento, un socialismo che ha superato il mito della rivoluzione e ha rifiutato il comunismo, ha
insomma accettato il capitalismo, ma ha intenzionato a riformarlo, in primo luogo nel senso della giustizia sociale, e attraverso il welfare, eccetera, eccetera. In questo senso spetterebbe alla socialdemocrazia e ai partiti socialisti e socialdemocratici fare la pietra angolare al patto sociale, la garante del compromesso per capitale e lavoro, anche perché sarebbero i migliori interpreti delle riforme di cui il capitalismo ha bisogno, lui stesso, non solo per svilupparsi, ma anche proprio per sopravvivere. E portando in questo, i partiti, un apporto specifico nel dialogo, in alcuni casi di alternanza di governo, con i partiti conservatori e cristiano-democratici nell'edificazione, primo luogo, dello Stato sociale. A questo lato, possiamo citare l'azione delle Volpatti in Gran Bretagna, a partire dalla sua sorprendente vittoria elettorale del 1945, oppure la centralità del Partito Laburista olandese nei governi di grande coalizione fino al 1958, oppure del Partito Laburista norvegese fino all'unità di Nazi Assad, o quella del Partito Socialdemocratico svedese, che è sempre al governo nel 1996-1992, con un'interruzione nel 1976-1982, quando viene eletto Paolo, ma di questo si è parlato più nello specifico di Stato. Dall'altro lato, però, l'esperienza socialdemocratica europea può essere interpretata come la risultante di medio periodo di forze diverse, tra loro non solo in competizione ma anche in opposizione, e non solo in ambito nazionale ma anche su scala internazionale. In questa prospettiva esce paradossalmente ridimensionato il ruolo dei partiti socialisti, riformisti e socialdemocratici, mentre si evidenzia la capacità dei partiti comunisti di influire sugli orientamenti della politica e in primo luogo della politica economica, pur rimanendo per motivi strutturali esclusi dai governi. Anzi, come ben noto, parlo del piano Marshall e dei 30 gloriosi, coincide proprio con la cacciata dei partiti comunisti dei governi italiano, francese e greco. Ed è proprio il caso italiano, il partito comunista più forte dell'Occidente, ad offrirsi come il caso più rappresentativo di questo possibile traiettoria. Insomma, se di compromesso socialdemocratico si può parlare, per comprendere gli effetti di sistema complessivi, si deve per paradosso, per così dire, includere gli esclusi, tener conto, cioè quei attori politici e sociali che rimangono fuori dal tavolo delle trattative, che non sono contenti del compromesso ma contribuiscono a essere costituenti. Più in generale, questa interpretazione pone l'enfasi sull'incombrante presenza dello scenario mondiale del comunismo, che poteva rappresentare un modello di modernità alternativa, usando l'espressione classica, e una minaccia per il capitalismo, e pertanto poteva incalzare il capitalismo a riformarsi, anche nei paesi dove non esistevano partiti comunisti forti, esempio principe di nuova Gran Bretagna. Se si legge il rapporto Petrich del 42, si nota subito l'importanza del confronto con il welfare sovietico, oltre che con quello statunitense. D'altronde, questa seconda prospettiva sembra più capace di dare una sua specifica spiegazione del protagonismo e del riformismo anche dei partiti cattolici o cristiano sociali, in Italia e Germania, in primo luogo, o anche di casi a secoli, con il disco come il centralismo di Europa in Finlandia. Sempre molto schematicamente, si può dire che la prima prospettiva, quella incentrata sull'autonomia relativa del progetto socialdemocratico, questa prima prospettiva che ho riassunto, abbia trovato il suo più significativo storico in Tony Judd. Mentre la seconda, quella focalizzata, tra i confronti tra mondo capitalista e mondo comunista, presieda alla cavalcata di Henry Holtzman del secolo breve. Esempi storiografici classici, un po' schematico, ma così è necessario. Non si tratta però ovviamente di decidere in modo semplicistico e un po' che rischia di essere un po' identitario, non si tratta di decidere tutti insieme per l'uno o per l'altra prospettiva, ma di saper riconoscere l'interazione tra dimensioni diverse, come si accavallano e non si escludono ovviamente a vicenda. Quello che entrambe le prospettive ci mostrano però è come non renda lo stereotipo secondo cui la socialdemocrazia possa funzionare solo su scala nazionale, mentre viene inevitabilmente schiacciata dai processi di apertura globale dell'economia, ed è uno stereotipo su cui, non a caso, vanno davvero d'accordo i nemici della socialdemocrazia e i nemici delle aperture. Per fare qualche esempio, nella prima delle prospettive che ho numerato, in positivo, il progetto di riforma del capitalismo necessariamente porta dal livello dello Stato a quello dell'economia internazionale, che si avverte dalla necessità di regolare il governo. Oppure, in negativo, possiamo osservare come la fine degli imperi coloniali esponga i Volpatti e la Sfio in Francia alle loro contraddizioni più profonde, oppure come la guerra in Vietnam sia lacerata per il sindacato statunitense. Nella seconda prospettiva, quella usgomiana, il confronto con il mondo comunista si svolge sempre non solo, ma anche sul piano
internazionale e globale. Ma su questo aspetto non mi dilungo perché ve ne parlerà meglio Michele domani. Vi sono almeno tre nomi del progetto socialdemocratico dei 30 gloriosi che reclamano, mi pare, una riflessione non solo storica. Tutti e tre hanno da sé una storia che precede i 30 gloriosi, ma trovano in questo periodo la loro forma più compiuta. Mentre questo anche è contraddittorio. Mi riferisco però a tre cose molto diverse: il rapporto tra produzione e distribuzione, l'intervento pubblico in economia, il rapporto tra rappresentanza politica e rappresentanza delle parti sociali. In primo luogo, si è detto che il fondamento del patto tra capitale e lavoro in questo periodo dovrebbe essere il circolo virtuoso tra produzione di massa e consumo di massa. Questo non deve però permetterci di trascurare che gli anni dopo guerra furono quelli di più alta conflittualità anche all'interno della produzione e dei luoghi di lavoro, rivendicando la densa politicità dell'organizzazione del lavoro e del progresso tecnologico stesso. L'espansione dei diritti sociali e degli apparati di welfare si basava sulla redistribuzione della ricchezza prodotta, ma era indissolubile in questa fase dalle lotte per i diritti dei lavoratori anche sul luogo di lavoro. Nei termini di Giuseppe Di Vittorio, ma nel suo esempio italiano, questa battaglia per portare la costituzione delle fabbriche. Su questo nodo, guarda sé, il rapporto tra socialdemocrazia politica e sindacato era bruciato e l'allontanamento tra i due sarà mortale, sostanzialmente. Ma la forma stessa della politica tendeva a discutere più di piano della distribuzione che quella della produzione. Questo mette a mezzo solo un accenno, ma eventualmente ci possiamo tornare. Non era questo il solo ambito. Per dirla alla Volani, di incorporazione della politica dell'economia. In forme diverse nei vari paesi si consolidò l'interventismo dello Stato, sia a livello di politica economica che di proprietà pubblica, che integrava parziale di molte aziende. Per quanto gestite in essenza secondo criteri manageriali e privatistici, le industrie di Stato fungevano in parte da strumenti di indirizzo dell'economia e da motori pubblici. Questi furono ambiti di ragionamento e di azione essenziali per il socialismo riformatore. E in generale per il pensiero democratico formato dai cittadini. In questo senso, io ritengo che, alla breve, l'identificazione del riformismo con le privatizzazioni, insomma, alla fine del secolo, abbia comportato una vera svolta nelle ragioni e nei ragionamenti di queste culture politiche. Infine, terzo punto, la socialdemocrazia, per essere sociale, ha bisogno di qualcosa di più da affiancare, non sostituire, ma da affiancare alla rappresentanza parlamentare. Nella storia lunga del movimento operaio, del resto, le lotte per il diritto di voto non per censo, erano sempre andate di pari passo con la lotta per il riconoscimento dell'organizzazione operaia in quanto tale. Il XX secolo si era aperto all'insegna dell'emergere delle organizzazioni degli interessi e soprattutto degli interessi industriali, i sindacati dell'operaio da una parte, i sindacati padronali dall'altra. Rappresentare gli interessi significa, naturalmente, riconoscere che in una qualche misura essi possono essere divergenti, che il lavoratore non ha gli stessi interessi del padrone, che non siamo tutti sulla stessa barca, ma riconoscere anche che possono essere composti in qualche modo. Questo mutuo riconoscimento tra le parti può svolgersi a livello aziendale, con i suoi specifici organismi di negoziato, di gestione, eccetera, ma anche a livello, può svolgersi anche a livello politico, dove il dialogo non è a due, ma coinvolge anche rappresentanti del governo. Il cosiddetto tripartitismo era una delle proposte fondamentali del socialismo riformista sin dal primo dopoguerra, avanzate da Leslie Day in Germania e da Alberto Mann, socialista francese, che fu anche il primo dirigente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Si tratta di quello che, distinguendo dal corporativismo cattolico e quello fascista, potremmo chiamare corporatismo, seguendo il grande storico Charles Mayer. Il socialismo riformatore promosse organi corporatisti, identificandosi però gradualmente sempre più con il governo che con il lavoro. Fu un modo di dar voce alle organizzazioni dei lavoratori e al tempo stesso di vincolarli a un gioco dalle regole fisse, anche burocratiche. Se fosse più una cosa o più l'altra, più di dar voce o più di vincolo, se fosse più una cosa o più l'altra, dipendeva di qualche cosa dai rapporti di forza politici e sociali anche sul luogo di lavoro. Oggi, in condizioni di rapporti di forza sfavorevoli per il lavoro, di questo rimane solo l'ombra del cosiddetto dialogo tra le parti sociali. Concludo. Su tutti e tre questi nodi, dunque, l'esperienza socialdemocratica nel corso del trentennio post-bellico ha evidenziato
ha offerto le sue soluzioni, ma esse non hanno del tutto superato problemi antichi ed hanno, come anticipato, hanno al tempo stesso creato problemi nuovi. Il progetto socialdemocratico ha promosso insieme diritti dei lavoratori e diritti dei cittadini, ma senza andare a attaccare davvero sistematicamente la questione dello sviluppo tecnologico e l'organizzazione del lavoro. Ha consolidato un ampio settore pubblico nell'industria e nei servizi, ma senza fare il passo verso l'economia socialista, e invece tendendo a caricare i compiti estrinseci che hanno finito per contribuire a spezzare la schiena insieme a serie altre spinte politiche. Il progetto socialdemocratico ha mantenuto, insomma, in diversi ambiti, una tensione risolta tra interesse pubblico e interessi privati. Non intendo questa formula, non intendo dei singoli individui, ma delle classi sociali. È riuscito in questo in gran parte a portare il lavoro dei compromessi di medio periodo con il capitale, ma non ha potuto, o non ha voluto, trovare gli strumenti per impedire al capitale di svincolarsi dal compromesso al momento critico. Dunque, l'esplosione della conflittualità sociale alla fine degli anni 60, la crisi energetica all'inizio degli anni 70, spinsero il capitale a ritirare gradualmente, per così dire, ritirare gradualmente la sua fiducia al compromesso, in un generale disorientamento di sistema e dei partiti di sinistra. Gli sviluppi successivi, e a maggior ragione dagli anni 80, avrebbero visto la socialdemocrazia cercare di elaborare sue proposte e terze vie, ma all'interno di forbici di alternative sempre più robuste. Il ritiro dello Stato dall'economia si accompagnava del resto con la ritirata del socialismo, ben inteso anche del socialismo democratico, come cultura politica, la ritirata dal socialismo, cioè la ritirata dalla sfera economica e segnatamente dalla sfera della produzione. Ma di questo sarà meglio discutere nella seconda parte della discussione con gli interventi di domani. Grazie. Grazie Bruno Sentis, ora la parola a Michele Di Donato, che approfondirà anche questi aspetti di relazione tra le socialdemocrazie e l'internazionalismo. Grazie, vorrei provare a proporre un punto di vista, diciamo così, particolare, tanto sulle questioni al centro della nostra tavola rotonda, quanto sul tema generale, questo. L'avvenuta o meno morte delle socialdemocrazie. Mi concentrerò infatti sulla evoluzione dell'internazionalismo e della cooperazione internazionale fra i partiti socialdemocratici europei. E come cercherò di dimostrare, sono convinto che questo punto di osservazione possa aiutarci a comprendere alcuni dei caratteri e delle condizioni nella famosa età dell'oro del capitalismo occidentale, dei 30 anni gloriosi. Ma anche posso aiutarci a comprendere le difficoltà emerse per le socialdemocrazie con la crisi di quegli equilibri. In estrema sintesi, per assumere una formula, credo che lo studio dell'internazionalismo socialdemocratico possa servire a mettere meglio a fuoco una questione fondamentale, quella del rapporto fra ordine internazionale e funzione nazionale delle socialdemocrazie. Per provare a mettere ordine queste varie questioni, l'intervento sarà strutturato in due parti. Prima presenterò un quadro interpretativo e discuterò della situazione, diciamo così, dei primi decenni postbellici fino agli anni 60. Nella seconda parte invece mi concentrerò sugli anni 70, cioè sulla conclusione del trentennio glorioso, e cercherò di illustrare discontinuità e novità che hanno caratterizzato questo decennio e di discutere appunto quello che ci possono insegnare sulla vicenda successiva delle socialdemocrazie. Parto quindi dal quadro di interpretazione e non posso fare a meno di notare che quella dell'internazionalismo socialdemocratico è una questione che sconta una sorta di pregiudizio di rilevanza. Cioè, molti hanno sostenuto che dopo la crisi della prima guerra mondiale, a maggior ragione poi nel secondo dopoguerra, l'internazionalismo sia sopravvissuto soprattutto come una risorsa retorica, un affetto identitario abbastanza vuoto di contenuti. Sì, c'erano rapporti tra i partiti socialisti, c'era l'internazionale socialista, ma si dice erano questioni di importanza secondaria, perché la
questione più importante era quella della nazionalizzazione dei partiti socialisti prima e poi quella del rapporto fra partiti socialisti e Stato, uno Stato nazionale, democratico, che andava estendendo le sue prerogative nel campo della politica economica e sociale, trasformandosi in Stato pianificatore, Stato imprenditore, control state, eccetera, eccetera. A questo approccio è legata una convinzione comune che vorrei oggi non smentire, ma diciamo mettere parzialmente in discussione, complicare in qualche modo. Mi riferisco all'idea secondo la quale i successi delle socialdemocrazie sarebbero legati esclusivamente allo Stato-nazione e alla politica democratica dello Stato-nazione, all'interno della quale era possibile fare quel lavoro, domani il mercato, proteggere la società dalle invasioni del mercato. Mentre la globalizzazione del tardo XX secolo avrebbe creato un ambiente invariabilmente ostile per queste politiche, lo spazio di sovranità dello Stato sarebbe stato svuotato, anche per via della cristallizzazione di nuove regole della globalizzazione in istituzioni sovranazionali caratterizzate da un'inclinazione, diciamo così, neoliberista, per usare un aggettivo in voga, anche se probabilmente impreciso nel caso europeo, naturalmente l'Unione Europea è il primo punto di riferimento. Sono percezioni non del tutto inesatte, secondo me almeno, ma che richiedono diverse precisazioni. Prima di arrivare alla storia, ti voglio raccontare qualche parola sulla storiografia molto rapidamente. Negli ultimi anni molte ricerche sono andate a mettere in discussione quel pregiudizio di rilevanza dell'internazionalismo del quale parlavo e hanno riscoperto invece questo aspetto della politica delle sinistre. Perché? L'hanno fatto in risposta a una specifica temperia politico-culturale che è la nostra, segnata da quest'ultimo ciclo di globalizzazione, segnata dall'importanza crescente delle istituzioni intergovernative e sovranazionali, dall'emergere in una sfera pubblica mondiale, dalla perdita di significato della separazione tra politica interna e politica estera di fronte alla trasformazione dell'economia o di fronte a questioni globali appunto, che attraversano i confini nazionali, che sono risolvibili all'interno dei confini nazionali, pensiamo solamente alla questione ambientale. Poi ci sono questioni legate al metodo storico, approcci che insistono sull'importanza di contatti, connessioni, processi di integrazione su scala regionale e globale. Insomma, la nuova storiografia sull'internazionalismo non si occupa solamente di visite di delegazioni, dibattiti ideologici, risoluzioni, congressi, eccetera, ma cerca di analizzare un aspetto della politica delle sinistre come componente di più ampi processi di connessione internazionale e transnazionale. Questa nuova storiografia, se diciamo esaminiamo, cosa che naturalmente non posso fare qui in modo analitico, ma insomma può suggerire almeno due riflessioni fondamentali per la riflessione che invece vorrei sviluppare. La prima è la più ovvia, cioè l'internazionalismo socialdemocratico deve essere considerato come parte della storia internazionale all'interno del quale si è sviluppato. Non è un tema di studio isolato, non è semplicemente un aspetto della storia delle sinistre. Seconda considerazione più specifica, le reti transnazionali della socialdemocrazia del trentennio glorioso possono essere comprese solo nelle loro relazioni con altre reti di cooperazione occidentale, cioè europea e transatlantica, con le quali interagivano e con le quali si sovrapponevano largamente. Quindi è inevitabile mettere al centro le connessioni con la guerra fredda e le relazioni transatlantiche che influenzarono in modo decisivo la visione e le iniziative internazionali dei partiti socialisti europei. I rappresentanti socialisti e socialdemocratici infatti erano inseriti non solo in un sistema di relazioni internazionali socialiste, diciamo così, fatto di incontri bilaterali, multilaterali, con socialisti di altri paesi, di organizzazioni appunto come l'Internazionale Socialista,
ma partecipavano anche a differenti network di cooperazione internazionale a base fondamentalmente occidentale. C'erano contatti con rappresentanti del mondo sindacale e con le elite liberal statunitensi, sponsorizzati spesso dal Dipartimento di Stato. C'erano organizzazioni come il Congresso per la Libertà della Cultura, il Comitato d'Azione per gli Stati Uniti d'Europa, diciamo, c'erano società per la cooperazione transatlantica, come il gruppo Bilderberg, su cui si sentono tante leggende. Insomma, l'internazionalismo socialdemocratico era parte di queste circolazioni più ampie di reti politiche differenti, socialiste e non socialiste, che si intrecciavano e si sovrapponevano tra di loro. E fu in questo quadro di incrocio tra diversi internazionalismi che si realizzò quella occidentalizzazione politica e culturale che fu cruciale per il riconoscimento della socialdemocrazia come attore politico legittimato e protagonista dei compromessi, come vogliamo chiamare, keynesiani, o usare altri aggettivi, ma insomma, dei compromessi nazionali e internazionali. Arrivo da qui alla constatazione del fatto arcinoto, ma del quale non sempre si misurano pienamente le conseguenze, soprattutto nel dibattito pubblico contemporaneo. E cioè, il riformismo del ventennio glorioso ha avuto al centro, certamente, lo spazio nazionale, ma a determinare l'esistenza, le dimensioni, l'evoluzione nel tempo di questo spazio di possibilità era un insieme di condizioni che invece erano internazionali. È un tema complottissimo, si può citare di nuovo Charles Mayer, già citato Bruno, il suo lavoro sulle condizioni per la stabilità nell'Europa del dopoguerra, si può citare John Ryan, il famoso concetto di embedded liberalism, liberalismo incorporato, applicato, la traduzione italiana riesce sempre male. È questo un tema arcinoto ed è un tema presente anche nel discorso pubblico, perché tutti i lettori di quotidiani conoscono la formula secondo la quale le difficoltà delle socialdemocrazie sarebbero cominciate dopo la crisi del sistema di Bretton Woods nel 1970 o dopo la prima crisi petrolifera nello stesso periodo. Va però ricordato che l'ordine di Bretton Woods era inseparabile da una costellazione internazionale fatta di relazioni non solo economiche e monetarie, ma militari, ideologiche, culturali, fondata sulla centralità e la superiorità degli Stati Uniti, che erano allo stesso tempo i garanti e i principali beneficiari di questo sistema. Parte dello stesso pacchetto erano quindi le strutture di disciplinamento interno ed esterno legate all'ordine della guerra fredda, ma anche altri elementi, le relazioni squilibrate tra nord e sud del mondo che garantivano la disponibilità di materie prime a basso costo, materie prime che facevano funzionare l'industria, chiamiamola fordista. La convergenza globale su una ideologia della crescita economica che vedeva nel prodotto interno lordo e nei tassi di produzione industriale criteri fondamentali per misurare i rapporti di forza tra gli stati, una ideologia della crescita, questa che era condivisa dagli stati capitalisti e da quelli comunisti, era frutto anch'essa del clima della guerra fredda, della competizione tra i diversi sistemi economico-sociali e comportava costi sociali, costi ambientali, dei quali forse solo oggi misuriamo pienamente l'importanza. Detto questo, passo alla seconda parte dell'intervento, e quindi agli anni 70, alla fine del trentennio glorioso. All'inizio del decennio 70, forse un po' prima, una serie di sviluppi mise in discussione questo quadro di integrazione relativamente armonica fra internazionalismo socialdemocratico e cooperazione transatlantica. Anche qui questioni molto note, quindi vado molto rapidamente. Sono tre fattori fondamentali: la crescente interdipendenza globale, che mostrava tra l'altro i limiti di una lettura delle relazioni internazionali centrata sull'asse est-ovest della guerra fredda. Il secondo punto, deterioramento nelle stesse relazioni euro-americane,
Terzo punto, quelle trasformazioni politiche, sociali, culturali che sono legate a quella che chiamiamo, di nuovo un'espressione forse impropria, la crisi economica degli anni 70. Tutto questo condusse a una crisi di quello che si può chiamare, parafrasando la famosa definizione di Norvegia che ho menzionato prima, l'embedded internationalism dei socialdemocratici, l'internazionalismo incorporato in questa rete di reti, questo insieme di relazioni. Perché in effetti negli anni 70 si assistette a una crescente autonomizzazione dell'internazionalismo socialdemocratico rispetto ai network di cooperazione politica occidentale con i quali in precedenza aveva così largamente interagito. Tensioni tra Europa e Stati Uniti erano emerse intorno a questioni come la guerra in Vietnam, le relazioni monetarie internazionali, le diverse concezioni delle politiche di distensione fra Est e Ovest. Con la posizione degli Stati Uniti relativamente indebolita rispetto ai primi decenni del dopoguerra e la ripresa economica e politica dell'Europa e in particolar modo della Germania, i pilastri economici, politici, militari, culturali che avevano sorretto il trentennio glorioso cominciava a essere scossi. E i network socialisti reagirono in modo piuttosto rapido a questo nuovo stato di cose. Cito solo un esempio che mi pare particolarmente interessante, che è quello della creazione di un gruppo di lavoro di esperti dell'Internazionale Socialista per la riforma del sistema monetario internazionale. Al momento della creazione del gruppo, che venne proprio all'indomani del famoso Nixon shock, la sospensione unilaterale della convertibilità in oro del dollaro, il leader laburista olandese De Oudenaal, nel diciamo, dare via ai lavori di questo gruppo, aveva catturato l'atmosfera del momento con un'osservazione che cito: l'Europa deve venire a patti con il mondo del post-Vietnam, nel quale gli Stati Uniti non sono in grado o non hanno intenzione di guidare il mondo per quanto riguarda le questioni politiche, monetarie o economiche. Fine della citazione. Significativamente tutti questi esperti socialisti appoggiavano qualche forma di iniziativa europea come risposta alla crisi monetaria, e in questo come in altri casi effettivamente le reti socialdemocratiche partecipavano a una tendenza alla europeizzazione come reazione alle dispute transatlantiche di inizio decennio, tendenza che ebbe la sua traduzione politica nella storia dell'integrazione europea, sulla quale non mi soffermo. Come poi hanno mostrato diversi autori, questo processo di europeizzazione della socialdemocrazia andò in parallelo con un processo di socialdemocratizzazione dell'Europa, aumentava il numero dei governi socialdemocratici, successo dell'SPD nel 1969 con il conflitto spartiacque, e si facevano strada iniziative dirette a rafforzare gli aspetti sociali dell'integrazione europea. E un approccio tipicamente europeo, i socialdemocratici mostravano anche rispetto ad altre questioni sulle quali non mi soffermo: rapporti con il mondo comunista, disarmo e controllo degli armamenti, rapporti con il sud globale, almeno in una prima fase. Almeno in una prima fase, perché l'unità dei network socialdemocratici e anche la loro efficacia erano minacciate da fratture che correvano lungo linee nazionali, ma anche e soprattutto lungo linee transnazionali. Fratture che emersero in particolare intorno alla crisi economica, che diede vigore ai critici da sinistra della socialdemocrazia, ma fratture che si cristallizzarono intorno a una serie di crisi internazionali che ebbero luogo negli anni 70 nell'Europa occidentale e nel meridionale. Non c'è tempo di parlarne qui, ma magari durante la discussione, quindi la questione dell'eurocomunismo e la possibilità della partecipazione del partito comunista al governo italiano e francese, quindi anche la questione delle alleanze tra socialisti e comunisti più in generale in Francia, nella Francia di François Mitterrand e altrove, ma anche altre questioni europee e europeo-meridionali, diciamo così, a partire dalle transizioni democratiche in Portogallo e in Spagna.
Sono queste sulle quali ormai c'è una letteratura piuttosto ampia. E uno dei temi comuni di questi studi è l'osservazione che posizioni differenti su queste questioni internazionali riflettevano interpretazioni differenti di problemi interni e transnazionali, specialmente ciò che riguardava l'opportunità o meno di rispondere alla crisi economica e all'incipiente globalizzazione con politiche interventiste centrate sul ruolo dello Stato. Vi erano critici di sinistra favorevoli a questo tipo di soluzioni, la maggior parte delle correnti del Partito Socialista Francese, la sinistra laburista britannica che è stata ricordata questa mattina, gli Usos, i giovani socialisti tedeschi, eccetera. Correnti di sinistra che si confrontavano con le correnti principali, centristi, che preferivano mantenere e innovare le soluzioni tradizionali, di Grande o Fan sono forse i punti di riferimento fondamentali, ma anche con leader come il cancelliere tedesco Helmut Schmidt o il primo ministro britannico James Cameron, che sostenevano che il primato dei mercati globali rappresentasse ormai una realtà con la quale bisognava fare i conti, una realtà che chiamava i socialdemocratici ad abbandonare sforzi volontaristi di intervento nell'economia che potevano risultare non solo inutili ma addirittura dannosi per gli equilibri internazionali. Due gli elementi che vorrei sottolineare nel quadro di questa analisi. In primo luogo la natura particolare di queste crisi internazionali che ho ricordato prima, che avevano avuto il loro centro nell'Europa meridionale, natura particolare data dalla loro dimensione ideologica e dal fatto che alcuni dei più importanti attori locali fossero partiti di sinistra, prese il ruolo delle reti socialdemocratiche assolutamente cruciale per la loro soluzione, dando all'internazionalismo socialdemocratico una centralità, una visibilità internazionale, delle quali raramente aveva goduto. Ma, secondo elemento, questa importanza dell'internazionalismo socialdemocratico era legato a appunto una tendenza verso l'autonomizzazione dell'Europa. I socialisti erano parte di uno sviluppo nel quale l'Europa, intesa come istituzioni comunitarie europee, ma anche intesa come forze politiche europee, Europa che diciamo assume un significato di metafora o che va al di là delle sole istituzioni comunitarie, questa Europa iniziava a svolgere un ruolo di disciplinamento esterno che in precedenza era stato delegato agli Stati Uniti e al sistema della guerra fredda. C'era una componente di disciplinamento che si accompagnava però a un aspetto che invece era affermativo, positivo, cioè la proposta di uno specifico modello europeo, modello sociale, politico, culturale, eccetera, che veniva proposto ai paesi in corso di transizione democratica come obiettivo da raggiungere e come punto di riferimento. Questo modello propositivo, affermativo, fu però indebolito in modo decisivo dalla crisi economica che, anche per via del suo carattere complesso e composito, portò a quello che lo storico Daniel Rogers ha chiamato un collasso della prevedibilità dell'economia, collasso che contribuì a screditare le soluzioni keynesiane e stataliste che venivano associate in primo luogo ai socialdemocratici. Di fronte a queste difficoltà, i leader occidentali iniziarono a discutere e proporre soluzioni differenti all'interno di nuovi forum intergovernativi per la governance globale e regionale, penso ai vertici del G7 che iniziano a essere convocati in questa fase o ai vertici del Consiglio europeo. E alcuni leader socialdemocratici, a partire da Helmut Schmidt, erano particolarmente attivi all'interno di questi forum e svilupparono un'analisi della crisi e delle risposte da opporre alla crisi che divergeva fortemente da quella dei network degli esperti economici e socialisti. Gli economisti socialisti, io qui uso socialista e socialdemocratico come sinonimo per fare riferimento ai partiti che aderiscono all'internazionale socialista, ma insomma i loro esperti economici generalmente in questa fase puntavano ancora sull'avanzata più
piuttosto che sulla ritirata dello Stato. Quindi il risultato di questo scollamento fra diciamo expertise e leadership politica fu un approfondimento delle fratture politiche all'interno della socialdemocrazia, una crescente frammentazione delle reti e delle circolazioni di policy dei socialdemocratici e fra i socialdemocratici. In seno al movimento socialdemocratico emersero anche idee e progetti per un modello differente di governance della globalizzazione, quella che possiamo chiamare una governance progressista, idee che sono rappresentate nel modo più chiaro dalla leadership dell'Internazionale Socialista di Willy Brandt a partire dal 1977, leadership che fu caratterizzata da un'analisi delle relazioni internazionali centrata finalmente, potremmo dire, sulla loro dimensione globale e quindi non sulla guerra fredda o su altri assi di analisi. Nel suo primo discorso come presidente dell'Internazionale Socialista, Brandt annunciò tre offensive. Discorso molto famoso, offensive per una pace stabile, per nuove relazioni tra nord e sud del mondo e per i diritti umani. Qui devo andare veramente con l'accetta, ma diciamo che si trattò di uno sforzo che lasciò tracce importanti, ma non riuscì a incidere sulle grandi questioni economiche globali. Mentre sarebbe interessante discutere di più durante il dibattito, il dialogo con la rivoluzione dei diritti umani degli anni 70 mostrava quanto fosse problematico per una cultura politica come quella socialdemocratica interagire con una concezione spesso post-politica della mobilitazione e della solidarietà internazionale come era quella della galassia degli attivisti per i diritti umani e delle organizzazioni non governative, appunto questo che centro del famoso libro di Samuel Moyn, Mass Utopia. Vado adesso a concludere. Ho provato a mostrare l'utilità di studiare internazionalismo socialdemocratico nel contesto appunto della sua storia internazionale di riferimento e nelle sue interazioni con forme differenti di internazionalismo e più praticamente nelle sue interazioni con reti politiche non socialiste. All'interno di questo quadro interpretativo credo si possano comprendere meglio i presupposti internazionali del riformismo nazionale del trentennio glorioso, ma anche il rapporto tra il venir meno di quei presupposti e l'emergere di nuove sfide e di nuove divisioni per il campo socialdemocratico. Di fronte alla crisi dei pilastri internazionali dell'ordine postbellico, i socialdemocratici presero parte sia all'ascesa e al declino di risposte europee autonome che a nuovi esperimenti di governance globale a guida occidentale, G7 e dintorni, che alla formulazione di progetti alternativi per una governance progressista della globalizzazione, modello Willy Brandt per SPL. E soprattutto in quest'ultima forma la socialdemocrazia fu un attore fondamentale per diffondere la consapevolezza della nuova dimensione globale dei problemi politici ed economici. Il suo ruolo nell'emergere di una comunità globale di attori della società civile e nella costruzione di un mondo transnazionale, per utilizzare le famose definizioni dello storico Akira Irie, è stato certamente sottovalutato e merita di essere riconsiderato. Allo stesso tempo, la socialdemocrazia venne a trovarsi nella sconda posizione di esponente di un internazionalismo debole, schiacciato tra i modelli della nuova globalizzazione a guida occidentale da una parte e della solidarietà internazionale post-politica delle organizzazioni non governative dall'altra. Si potrebbe sostenere, a modo di conclusione, che l'internazionalismo socialdemocratico poteva sopravvivere, e in effetti sopravvisse, alla relativa perdita di individualità politica implicata dal suo inserimento nella comunità atlantica nel decennio del dopoguerra, ma che il suo incontro con gli internazionalismi della globalizzazione, chiamiamoli così, fu ben più problematico e lasciò il movimento privo di un'identità distinta e di una missione chiara. La parabola che ho provato a ricostruire, culminando negli anni 70, quindi un momento di eccezionale importanza, almeno di eccezionale,
visibilità delle reti politiche socialdemocratiche, va dunque, credo, considerata anche nella sua relazione con la crisi attuale delle socialdemocrazie e dell'internazionalismo socialdemocratico. Grazie a Michele Di Donato, e ora ultimo intervento, ma non ultima più importante, di Sherry Bernard, che ha anche il compito un po' di inserirsi in questo quadro un po' sfaccettato offerto dalle due relazioni precedenti. La parola a Sherry Bernard. Okay, so I'm going to talk a little bit about the post-war order that generated the 30 glorious years that are the topic of this particular panel. So the 30 glorious years, the decades after the Second World War, were the consequence of a very particular redesign of European political economies after the Second World War. So European political economies after the disaster of the Second World War were reconstructed in ways that were very different from how they looked during the interwar period, during the early 20th and late 19th century. Now, there were many surprising things about the way Europe was rebuilt after 1945, but this social democratic, and I'll explain why I believe that is the right way to put it, this social democratic post-war order, this social democratic reconstruction of Europe, was, it should be pointed out, very different from what the main political actors during the war had predicted or wanted to happen after it. So communists, of course, hoped that after the war, capitalism would be gone, destroyed. They felt it had been discredited by the 1930s, and they had hoped after the war that when Europe was rebuilt, capitalism would, if not be completely destroyed, surely very much more reined in than it ended up being. Liberals, on the other hand, represented in all European countries, but most strongly by the United States, of course, had originally wanted to rebuild the post-war world in a much more open, laissez-faire kind of manner. But what we got after 1945 was neither what the far left had wanted, nor what liberals wanted. We got something very different. And I think for that reason, as Michaela said, in much of the literature, this post-war order is referred to with some kind of adjective in front of the term liberalism. Embedded is the most common. It comes from Carl Pagliani. But I think that is a really, I think it is a distorting way of thinking about this order, because there was really very little that was liberal about it from a political economy perspective. So as I said, what you got was not the destruction of capitalism, but not the freeing of markets. You got something that was somewhere in between. You got capitalism that remained, private property continued to be the norm, but democratic states promised very clearly after 1945 that they would control markets and that they would protect citizens from the most destabilizing and destructive consequences of capitalism. Again, this was neither what the far left nor what liberals wanted. It was something very different from what existed before, and this was, I think, a very clearly social democratic compromise. Social democratic because if you look at what different political groupings had been calling for during the late 19th and early 20th century, this was the particular compromise between capitalism and democracy that social democrats had asked for. It wasn't what communists had asked for. It wasn't what liberals had asked for. It was clearly the social democratic view that you could have capitalism and private property, but the democratic state could ensure that neither one of those things were allowed to hurt citizens, were allowed to destabilize societies in the way that we had seen happening throughout the late 19th and early 20th century, and of course with its most tragic consequences during the 1930s. So we got, after 1945, agreement based on the tragedy of the Great Depression, based on the collapse of democracies across the continent
during the 1930s, based on the tragedy of the Second World War, that Europe could not be rebuilt as it was before, but of course, there was also a strong desire to keep Europe from falling into, Western Europe, from falling into communist hands. And so what you got, again, was something very different. It was historically unique. And this social democratic compromise for post-war order is what gave us those 30 glorious years. Interestingly, as my fellow speakers have pointed out, the United States, which of course played a very large role in not only helping to reconstruct Europe's domestic political economies, but in also constructing the international order, the international economic, and the international security institutions within which Western Europe would thrive, even the Americans, after 1945, with the experience of the interwar period, the collapse of democracies, the rise of totalitarianism, the Great Depression, understood that Western Europe could not, in fact, be reconstructed along the liberal lines that many in the United States had previously thought to be most desirable. So those international institutions that some of my colleagues have spoken about, particularly the economic ones, were very much designed to enable post-war democratic governments in Western Europe to provide these kinds of services and protections to their citizens. So this entire order, both at the international level and at the domestic level, was explicitly designed to avoid the problems that had led to the Great Depression and the collapse of democracy during the interwar years, designed to avoid extremism, designed to avoid social conflict, designed to avoid depressions and economic crises, very explicitly on the minds of both Europeans and Americans when they thought about what institutions should be part of the post-1945 world. And again, as my counterparts, colleagues rather, on the panel have pointed out, these 30 glorious years are called glorious for a reason. They were not perfect. They were not without problems. They were not without folks who were dissatisfied. But in comparison to what happened before, and I would say in comparison to some of the things we are experiencing now, they were indeed glorious. Glorious in the sense that for the first time, right, especially in Western Europe, we had relatively stable capitalist systems that generated not just, as we heard at the beginning, remarkable growth, and I don't want to quibble, but in fact the numbers are even better than you suggested, particularly for countries like Italy and Germany that were recovering from the war. You had many years of growth that reached Chinese levels of growth, 6-7% annual growth. And it wasn't just the growth, it was the nature of the growth. It came with, as was mentioned, low unemployment. It also came with a much more equitable distribution of that growth and a whole range of public provisions, right? Welfare states, social policies, all of these kinds of things, right? So you had the most successful period in Europe's history as far as economics was concerned. Fastest growth, most equitable distribution, lowest unemployment, all of those things. Not surprisingly, along with that, it was also in many ways Europe's most successful period politically. I don't think since I'm in Italy, I probably have to remind people, but I often do. Stable, liberal democracy, relatively well-functioning democracy, was not something that was the norm in Europe before 1945. It simply was not, okay? It was only after 1945, in the course of these 30 glorious years, that people began to take democracy for granted. This was not the way it had ever been in Europe before 1945. The combination, or the concatenation of these things, relatively stable, well-functioning capitalism, relatively stable, well-functioning democracy, this was an amazing accomplishment. Again, of historical significance, it had never before been achieved in Europe. And along with this, again, came a diminution, in fact, almost an elimination of all of those pathologies that
constant economic crises, the strikes, the lockouts, the conflicts between right and left, all of these things disappeared, and instead what you got, again, parties moved towards the middle. Even in places like Italy or France, where you have, for example, a relatively strong communist party during the post-war decades, think about the difference between post-war communism and its interwar predecessors. Those communist parties moderated. They largely played by the rules of the game. They did not stage the kinds of insurrections and uprisings they did during the interwar years. Even in places where you had, quote unquote, ostensibly extremist parties, this was not the extremism of the interwar years or the early 20th century. We had a remarkable shift in both economics and politics for those 30 glorious years. Now, the question, of course, then is, why did this begin to collapse? This was discussed somewhat earlier. Both of my colleagues brought up some interesting potential explanations for that. Bruno brought up perhaps the question of whether this order had within it internal contradictions. Think a little in a little Marxist manner that way, that it was sort of bound over time to undermine itself. There was also, as Michaela said, a whole variety of international things that we could look at to explain the post-war order's demise. Maybe it was changes in capitalism. Maybe it was changes in the role of the United States. Maybe it was the collapse of communism, eliminating from many people's minds the need to rein in capitalism, the need to ensure that citizens did not feel so disoriented and so left behind that they might again be willing to embrace extremist alternatives. I'm sure all of these things are part of the explanation, and there are many more parts. What I would like to point out, though, is that the decline of that social democratic post-war order had exactly the outcomes that would have been predicted by the people who designed it after 1945. As that order declined during the late 20th century and accelerated in its decline during the early 21st century, what we got is a return, albeit in a more minor vein, because it has not been eliminated, it has just been severely weakened. We have got a return of exactly the same problems and pathologies that this social democratic compromise was designed to eliminate after 1945. Polarization, extremism, dissatisfaction with democracy, a belief that democratic governments cannot or will not respond to the needs of all citizens rather than just some part of them. And I might note, on an intellectual level, we have also seen a return of voices on both the left and the right questioning once again whether or not democracy and capitalism can be combined, right? This combination of stable democracy and capitalism, as I said, only came after 1945. Before 1945, it was believed on both the left and the right that they could not be combined, right? On the left, of course, people on the far left believed that, obviously, middle-class groups and wealthy folks would never allow full democracy, because if you had full democracy, people would vote for all kinds of things that threatened them, and so the middle class and the upper class would overthrow democracy as soon as it became a threat to capitalism, right? And again, people on the left agreed, more or less, that if workers came to power, if socialists came to power, they would, of course, vote to get rid of capitalism. And so from both the left and the right, the assumption was these two things could not go together. Those kinds of thoughts only really disappeared after 1945 during these 30 glorious years. And we have seen a return of this thinking again. People on the left saying, once again, capitalism is inherently evil, inherently unjust, cannot be tamed by the democratic state, and while we're not seeing quite the calls for its destruction that we heard from typical communists, we are once again seeing many people on the left questioning whether or not this is a system that we should be aiming to prop up, or whether it really should be the goal of the left to rein it in or undermine it as much as possible. And I will say that you also hear voices on the right, perhaps somewhat less in Europe than in the United States, who are also kind of questioning this, right? Who look at some of these further left calls and think to themselves, not to themselves always, sometimes are quite explicit,
in their fears that we are now beginning to see threats to private property and capitalism from voices on the left, and that might require us to make some very unpleasant political choices. So, there are lots of things we can talk about why this post-war order began to decline, but I think what's important is that we remember how distinctive it was, how it was very much designed to deal with the problems that had undermined democracy and threatened capitalism during the interwar years and before, and how its decline has brought back, again, albeit in a much weaker vein, many of those same problems. And that if we don't want those problems to grow and continue, we are going to have to think very carefully about figuring out ways to address them, if not precisely as they were addressed after 1945, then in some other way. Thank you. Sì, sì, no, sono intervenuto nel panel di stamattina, sono Paolo Borioni, Sapienza, Università di Roma. E, no, niente, l'ultimo intervento di Sherry Berman pone un punto concettuale, storiografico, fondamentale che ci serve e che poi distingue anche tra le due tendenze di cui parlava Protosentis, cioè la tendenza di là, già opposto, cioè il punto è la paura dell'Unione Sovietica li ha portati il capitalismo a fare dei compromessi, o è, come dice Schaeffer, giustamente il punto è quello, secondo me, la consapevolezza che il capitalismo non profondamente riformato è nocivo per la società e la democrazia. Il punto essenziale è questo. Io sono probabilmente da scandinavisti, non è sorprendente che la pensiamo tutti e due così, ma è questo, il punto è questo. Cioè, ritornando e poi torno appunto sulla distinzione storiografica Jobs-Hobson, che volevo fare anch'io, che sto preparando un articolo questo di storia sulla socialdemocrazia dell'89, quindi quel punto lo toccherò. Cioè, il grande dibattito Kautsky-Bernstein tra gli anni 30 nei paesi nordici e il post 1945 è risolto così. Hanno ragione sia Kautsky che Bernstein, o meglio, Bernstein ha ragione se si tiene conto che Kautsky ha ragione nel sostenere che il capitalismo porta a delle crisi devastanti, cioè non è che viene civilizzato di per sé e basta una volta per tutte. Questa è la grande questione fondamentale. Io sono totalmente d'accordo con Schaeffer. Questo ha portato anche ci consente di fare una differenziazione tra l'internazionalizzazione appunto post-45, che è un'internazionalizzazione e un'integrazione dell'economia potente, cioè non è che è stata prudente e potente, ma la differenza con quella attuale è che è maggiore, e questo è anche un punto storiografico, Michele, Bruno, Scheller, che è importante. Cioè, un punto di distinzione è che non è ritenuta autosufficiente, ovvero, e qui rientra il punto socialdemocratico, non è un'internazionalizzazione che possa fare a meno dell'internazionalismo, e cioè le domande interne dei paesi singoli devono essere protagonisti a sostringerla. Oggi non è più così. Le domande interne dei paesi sono ritenute secondarie o addirittura e quindi non la sostengono. Cioè, l'internazionalizzazione post 1945 aveva delle fondamenta sui modelli sociali europei, nazionali, che poi in seguito, perché si è andata perdendo l'importanza di Kautsky, perché il testo cambia ragione, cioè la consapevolezza della nocività del capitalismo, che sono state direttamente spedite, cioè si è andata a Irene, che chiamava la
la società della conoscenza, che sta per i luoghi comunità. E quindi appunto già questo momento è stato, in realtà è abbastanza evidente che il processo che stiamo descrivendo inizia abbastanza lontano in mezzo in realtà dalla rivoluzione russa e la guerra fredda, ed è già anni 30, Roosevelt e governi nordici, no? E sono, ed inizia perché c'è la conseguenza della nascita del capitalismo. Questo è il punto. Cioè, la sfida con l'Unione Sovietica che c'era a Roma, prima c'è questo, d'accordo? E dopo la guerra fredda le socialdemocrazie hanno praticamente le stesse percentuali, qua sono vicinissime alle percentuali che hanno avuto la SPD è vicinissima alle percentuali che hanno avuto al massimo le elezioni del 72. Dunque è stata affidata a loro un compito importante quando governavano quasi un mondo. Quello che ha mancato è quell'elemento critico verso il capitalismo che era presente dopo il 1915. Io ho altri due interventi prenotati, per cui direi che possiamo raccogliere un po' di domande e poi replicare successivamente. Pietro Caruso, il punto, poi ci sono anche due signori. Non l'avevo visto. Là. Allora io parlo come personale, ma in realtà rappresento l'Associazione di Cultura Politica OLOFBA, che fa parte di una rete dell'Internazionale Socialdemocratica, soprattutto in quello blocco che si chiama Solida, che è una delle organizzazioni che raggruppano i movimenti non governativi dell'Internazionale Socialdemocratica. Quindi parlo da te dei lavori. Non dobbiamo fare un'analisi che esca dal panel del tempo che loro ci hanno proposto, perché sennò facciamo una conferenza tra passato e futuro dell'internazionalismo socialdemocratico. E di cose nuove da dire ne abbiamo molte, non fosse altro perché dal 1910 al 1912 ci sono soggetti più flebili dal punto di vista della definizione politica come forme dell'internazionale. Parlo dell'alleanza dei progressisti, cui sono entrati il Partito Democratico Americano, il Partito del Congresso Italiano, insomma ci sono soggetti politici della globalizzazione che stanno lavorando male anche dal punto di vista, mentre i conservatori che sono nati anche loro stanno lavorando meglio. No, io mi riferisco invece soltanto al blocco del tempo scritto dalle conferenze. Allora, secondo me bisognerebbe sottolineare di più l'importanza della divisione della guerra fredda in Europa, perché la presenza di forme politiche con cui gli Stati Uniti hanno agito sui paesi europei innanzitutto, ma anche fuori dai paesi europei, America Latina per esempio, sono stati molto più crudi di quanto nella narrazione dell'internazionalismo democratico si può raccontare. Vale l'esempio che, per ragioni storiche, l'internazionale socialdemocratica fino al 1970 non ha fatto entrare di fatto i partiti socialdemocratici apprendisti dell'America Latina. Lo ha fatto, non ha espresso neanche la solidarietà che era necessaria durante il colpo di Stato. Lo ha fatto solo, giustamente, con la vicenda degli ETA, dove c'è stato un salto di qualità delle relazioni, ma siamo già stati fuori dal campo del vostro tipo di analisi. L'altro aspetto che vorrei che poteste dare una risposta a Sherry, che fa una bellissima analisi come sempre, però io voglio capire bene in realtà dell'internazionalismo socialdemocratico negli Stati Uniti cosa abbiamo fatto tra il 1943 e il 1943, perché se andiamo alla raccolta dei fatti della realtà, non della pubblicistica sociologica e accademica. Gli elementi oggettivi
oggettivi sono pochissimi, sia nella partecipazione al processo della costruzione della social democrazia internazionale, sia sul piano dei risultati politici. Questa è la mia analisi, ma anche il mio giudizio storico. Massimo Teodorico, caro amico, potrebbe confermare. E per gli amici, concludo, invece c'è un elemento di analisi che va posta sul piano della fattualità di parte. La schematicità con cui avete dovuto affrontare per ragioni anche in tempo, le vostre analisi non hanno potuto dar conto. Però io non ho capito bene, nell'ambito della sinistra europea, il Partito Comunista che ha relazioni ha avuto fra il 45, il 46 e il 73 con l'internazionalismo sociale democratico, perché secondo me praticamente non l'ha avuto, non l'ha avuto per nulla, se non dopo, quando è iniziato il processo della repressione eurocomunista attraverso l'analisi berlingueriana e degli altri che hanno prodotto dei fruttiferi movimenti che hanno poi portato per fortuna alla rottura della convenzione di Studetto che era scritta nei trattati di pace in Europa, non solo in Italia. Grazie. Scusate, io non avevo visto la mano alzata, poi siamo a più avanti. Hello, I'm Michael Case, and I teach history at Georgetown University. Excuse me, speaking English. The common element in the glorious years, of course, is not just stable capitalism, but growth capitalism. You talked about low unemployment rates and high growth rates and so forth. And it seems to me, looking towards the present and the future, which we should be doing, of course, since social democracy clearly is not dead, but struggling, and we have to help it struggle to a better place. How now do social forces that support social democracy, and I think they're still there in many ways, I won't go into detail about that, I'll talk about that tomorrow a little bit, but deal with the fact that obviously their decline has had a lot to do with the decline of the growth rate of capitalism, which of course, as in the 30s, produces terrible social and cultural conflicts and political conflicts, and of course has been one of the factors that's turned the historical base of social democracy, the domestic working class, away from the social democratic parties. And of course, you know, on top of that is the climate crisis, which we know technocratically can be not solved, but at least remedied in part by new kinds of industries, but that will take some kind of industrial policy, which doesn't seem to be on the agenda in any country as far as I know. The United States, we have a Green New Deal, which is just a proposal. Its chances of being enacted are very, very slim anytime soon. So I'm just curious from all of you, I guess, we can't replicate 1945, 1973. You can't repeat history, as we know. And the situation we have now is in capitalism is different, and the way people respond to it, for obvious reasons, is different too. So, well, what is to be done? To quote a non-social democrat. Grazie. Sono Gregor Fitz, Università di Potsdam. Ho parlato nel panel di stamani. Quello che mi ha molto interessato dei tre interventi è questo aspetto di analisi storica, cioè il fatto di ricostruire il compromesso fordista keynesiano o il compromesso socialdemocratico sulla base del quale sono state ricostruite le società europee, su base del quale è stato anche edificato il New Deal americano già prima, e che compromesso che ha poi permesso una fase di sviluppo di un capitalismo controllato che al tempo stesso ha permesso di sviluppare dei sistemi di protezione delle società e anche delle, diciamo poi della, dei diritti della forza lavoro. Da quello che tutti e tre gli interventi hanno messo in luce, questo sistema entra in crisi alla fine degli anni 70 e vengono prese tutta una serie di decisioni che ci portano alla situazione di oggi, una situazione in cui noi viviamo le crisi del capitalismo finanziario con tutte le conseguenze che
questo ha provocato a partire dal 2007-2008 e la rinascita dei movimenti populisti, neofascisti, eccetera. Cioè noi riviviamo quello che le società europee avevano vissuto durante gli anni 30 e ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato qualcosa. Allora, quello che io vorrei capire è questo, cioè qual è la vostra indicazione di che cosa abbiamo sbagliato dall'inizio degli anni 80 in poi, tenendo presente il fatto che il mantra che ci è stato ripetuto fino alla nausea in quegli anni là è stato quello, ed anche a sinistra, è stato quello di dire questo sistema del compromesso socialdemocratico non lo possiamo più portare avanti perché non è più finanziabile in termini economici. Allora io vorrei chiedervi che ne è divenuto di questo mantra nella vostra analisi. Ci sono due interventi, il primo qui in prima fila, poi in seconda fila, poi direi che ci fermiamo con gli interventi per dare tempo alle repliche. Sì, io sono Michele Salvati, parlerò domani, credo, come economista, insieme con mio amico Biasco, ma qui volevo intervenire su un intervento che ho ascoltato e che sono stati di grande interesse. Di nuovo, se non mi sbaglio, si domandava come mai le relazioni internazionali del movimento socialista fossero considerate meno importanti o un argomento secondario rispetto invece alla loro influenza nei confronti dello Stato, del sindacato, eccetera, a livello nazionale. E vorrei dare anche una spiegazione di questo. Insomma, lo sono perché quando si deve dimettere, perché diciamo, queste relazioni internazionali non riuscirono in nessun modo a incidere sulle prassi, diciamo, economiche e in particolare sull'influenza che i socialisti avevano sul sindacato nel corso degli anni 60-70. Ogni paese andò avanti da solo, no? A seconda delle sue situazioni. In Italia, ad esempio, c'è un problema di costruzione del sindacato e quando gli studenti esplosero nel 69 e poi nel 68 il sindacato poi seguì con i grandi scioperi del 69 e del 73, essendo il problema fondamentale del sindacato italiano, quello di conquistare, di entrare nelle fabbriche e di avere rappresentanza nelle fabbriche, e questa è un'occasione straordinaria per poter conquistare in realtà uno dei principali obiettivi che aveva il sindacalismo italiano. Nelle fabbriche non era mai entrato, non era entrato molto poco. E quindi lasciò, diciamo, briglia sciolta l'inflazione, non si pose mai il problema dell'inflazione come aveva determinato. Poi, se uno pensa al ruolo che l'inflazione, diciamo, tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60 e 70 ebbe nel suscitare la reazione avversa da parte della destra, negli Stati Uniti e altrove, cioè quello della stagflation, tanto per intenderci. Cioè, questo fu l'argomento fondamentale su cui Milton Friedman, Hayek e gli altri, e grosso modo, free to choose, tanto per intenderci, batterono. Ora, su questi temi fondamentali, cioè libertà sindacale e una strategia comune, si praticamente, grosso modo, verificarono, si diedero perfettamente ragione. Quel famoso, diciamo, Michael Kalecki, quel famoso saggio del 41, come diceva, appunto, se tu togli la piena occupazione e il welfare state danno una tale forza al sindacato da paralizzare la paura di essere licenziati, o being sacked. Beh, se è una cosa del genere vuol dire che sarà avvenuto uno straordinario mutamento all'interno del capitalismo. Bene, poteva benissimo, il sindacato poteva benissimo, cioè i partiti socialisti avevano avuto il compito anche di identificare quando videro che l'inflazione stava esplodendo. E stava esplodendo in molti casi nazionali, non esplose ovviamente nei paesi nordici e moderatamente crebbe in Germania, voglio dire, dove il sindacato in realtà esercitò una forte pressione per la riduzione della tensione sindacale, della tensione salariale. Benissimo, non ci fu nessuna reazione, indicazione strategica comune. Naturalmente non siamo in un
una terza internazionale in cui le indicazioni strategiche venivano dall'Unione Sovietica, ma siamo in piena seconda internazionale dove ognuno faceva il cavolo che prendeva. Questa è un po' la cosa, la ragione fondamentalmente noi abbiamo, diciamo, il neoliberismo, il potere, anche perché no? Non si, uno dei problemi fondamentali che aveva, diciamo, il welfare state, il pieno impiego, era quello di temperare, come fecero, diciamo, i paesi nordici, la reazione che conseguiva alla piena occupazione, cioè la forza che potevano avere i sindacati. Questo è un punto, è solo un esempio, ce ne sono molti altri che potrei dare da economista, voglio dire. Ma la vittoria fu della destra, che è l'unico modo, no, per temperare, diciamo, l'inflazione da salari, come era quella di allora, i salari da materie prime, quando si aggiunge questo, era quello di creare le disoccupazioni, tutto lì, le disoccupazioni ben creata. Politiche monetarie molto restrittive, l'America Latina fu lasciata ai suoi guai, questo è quello che avvenne. Quindi, diciamo, le relazioni internazionali sono importanti, sono significative, ma sono spesso percepite come parole vuote dal punto di vista dell'indicazione di una strategia comune nei confronti di una destra che cominciava ad alzare la testa, perché il keynesismo era già in crisi allora, quindi le altre sue aspetti, su questo non mi dilungo ulteriormente, parlerò domani. Grazie. Grazie, l'ultimo intervento, poi abbiamo 10-12 minuti per verificare. Dopo il 45 si diffuse una cultura della collaborazione, del lavorare insieme, del cooperare, perlomeno nella socialdemocrazia che ho conosciuto io qui in Italia, e nelle scuole, che abituò le persone a lavorare insieme, a cercare degli scopi, degli interessi comuni e anche a difendere insieme certe con queste parti. Poi, dopo la caduta del muro di Berlino, circa in quel periodo lì, cominciò a diffondersi un altro indirizzo culturale, che era quello della ricerca del successo personale, del risultato personale, che in fondo ebbe poi una funzione un po' discrepante e non favorì certo la difesa di una socialdemocrazia. Bene, a voi adesso le repliche. Non so con che ordine, se vogliamo invertirlo o vogliamo ripetere l'ordine precedente. So I'll just respond to a couple since there are a lot of great questions and others can pick up some of the other ones. So I think it was the first question by Paul Moroni. Look, it's undoubtedly true that the international threat of communism, the Soviet Union, combined with the fact that many European countries, or some European countries, including Italy, had relatively strong communist parties, played a very important role in gathering support for this social democratic compromise, not just on the part of the United States, but within European political economies as well. I mean, this social democratic compromise was not simply one that was advocated by social democrats. It was essentially accepted, albeit with some modifications, by Christian democratic and center-right parties as well. And this was because, again, the threat of communism very much focused the mind on, hey, maybe it's better to sort of control capitalism and protect citizens so as to avoid extremism. And you know, you could throw in the sort of criticism of the capital types there as well. You know, having someone pushing you from the left to constantly remind you of how destabilizing and dangerous capitalism was, that I think was actually very salutary for parties of the left. I spoke a little bit about this yesterday, but I think that one of the great tragedies of social democracy towards the end of the 20th century is that it somehow managed to forget the fact that as many upsides as capitalism has, it is an inherently dangerous and destabilizing force. And somehow that central insight, which was the motivating force in the rise of the left in the first place, managed to have gotten lost by the end of the 20th century. And you got people who called themselves social democrats instead embracing this kind of technocratic vision that if we're just smart enough and we have enough economy
where the left came from. So I completely agree with you. I think the fact that this threat from the left declined is an important part of the story of what happens at the end of the 20th century. I will say, in my own country, you have seen a very minor swing in the opposite direction. As you have seen farther left forces becoming increasingly pronounced in the Democratic Party, you have seen some very weird things happening, like dozens of incredibly wealthy people and businesses, businessmen and women, signing letters saying we favor higher taxes, right? Because they understand that the alternative is worse. And I can say that if it was left-wing populist parties winning votes in Europe, as opposed to right-wing populist parties winning votes, you would also see a slightly different dynamic, right? The populist parties are terrible for any number of reasons, not only because they help to keep some of these economic issues off the agenda. The other question I just wanted to answer was Michael Kazin's. Look, there's no doubt that growth was faster after 1945, partially because of catch-up, which is why it was precisely why it was faster in places like Italy and Germany than in some other places. However, I think we shouldn't forget what political scientists like to call, I don't know if this would be translated easily into Italian, the endogeneity problem here, right? Which is neoliberalism is itself responsible for many of the problems that are slowing growth today. In the United States in particular, growing monopsony, the incredible expansion of the financial industry, which has almost no multiplier effect, and also does not employ very many people. These are direct consequences of those policies that were adopted. The fact that the role of the state is cut, has been cut, means that the kinds of things that could be done to promote growth and equity, greater investments in education, a welfare state that doesn't hinder change but promotes it, all of these things could help increase our growth rates, which would enable some compromises to be made that currently cannot when you're distributing a pie that is growing very slowly. So I would just suggest that we constantly keep our mind on how deeply embedded in those neoliberal policies so many of the problems that we are facing today, even those with regards to things like lower growth and innovation. Grazie. Tantissimi stimoli però chiedo se intervenire solo su due questioni. Una è questa il dibattito già post-com o più in generale la questione dell'influenza diretta e indiretta del comunismo nella riforma del capitalismo e proporrò una soluzione di compromesso, non so se socialdemocratica oppure no. Credo che ci siano due fatti innegabili. Da una parte esistono tradizioni di riforma del capitalismo, tradizioni di pensiero e di pratica politica che precedono la guerra fredda e che prescindono largamente dalla sfida comunista. Il caso della Svezia negli anni 30 è solo uno di molti e naturalmente la minaccia percepita non è solo quella del comunismo, ma quella appunto della debolezza del capitalismo, la fascismo anni 30, è quella che ci sarebbe fatto molto bene a ricordare un aspetto che tendiamo a rimuovere, che diciamo come pericolo c'è anche il fascismo. E questo è un fatto. D'altra parte c'è un fatto altrettanto innegabile, se noi assumiamo una prospettiva appunto di storia globale, è innegabile che la minaccia percepita del comunismo abbia stimolato la diffusione dei disegni di riforma del capitalismo promossa attivamente dalla potenza egemone degli Stati Uniti, anche in disegni dove questo problema non si era mai posto, non era mai stato posto da parte degli Stati Uniti. L'America Latina è stata menzionata, è un buon esempio, cioè senza la guerra fredda, senza Cuba, senza, senza la minaccia del comunismo nella regione, non c'è l'alleanza per il progresso di Kennedy per il vertice. Quindi credo che ci siano due fatti che sono entrambi veri. Come tenerli insieme, io suggerirei una formula di compromesso, la
minaccia percepita del comunismo contribuisce indirettamente a favorire una riforma del capitalismo che poi procede secondo schemi propri e secondo tradizioni proprie e variabili diverse che risentono di influenze più larghe e differenti. Quindi questo è il primo tema. Poi sono stato sollecitato direttamente da Michele Salvati, che ringrazio perché pone un problema reale. Devo dire, non sono interamente d'accordo con questa obiezione, ma naturalmente risponderò da storico e non da economista perché mi esporrei a brutte figure. E da storico rispondo così. Innanzitutto, il problema dell'inflazione è un problema che i movimenti operai si pongono all'interno dei compromessi socialdemocratici. Faccio un esempio. La grande novità del governo socialdemocratico tedesco dal 69 è Schiller, ministro dell'economia, e questa idea del quadrato magico per insieme impiego, crescita e stabilità dei prezzi, obiettivo quanto mai importante per la Germania. E questi esperimenti di appunto negoziato corporatista spesso sono ancora più importanti al momento della crisi economica, anche se spesso hanno meno successo. L'esempio più saliente probabilmente è quello del governo laburista di Canada, che fa i vari accordi sulla politica dei redditi, che insomma hanno un impatto relativo, ma indicano meno attenzione. Quindi il problema dell'inflazione, secondo me, in realtà esiste, però l'obiezione è un'altra. Esiste davvero un'influenza dell'internazionalismo, esiste una circolazione internazionale, e la mia risposta sarà su due binari differenti. Il primo è quello dell'internazionalismo definito nel modo più stretto, internazionalismo come insieme ai rapporti tra i partiti socialdemocratici attraverso i canali dell'internazionalismo socialdemocratico. Allora, quindi io potrei dire sì, l'internazionale socialista fa un gruppo di lavoro sull'inflazione e fanno studi che poi circolano e entrano in dibattito, oppure i socialdemocratici tedeschi, quando capiscono che c'è il rischio che quegli estremisti, dei socialisti francesi, pensano davvero di andare al governo, mettono su una serie di gruppi di lavoro all'interno dei quali la questione dell'inflazione è centrale, e ci sono figure all'interno del movimento socialista francese, come diceva Locard, che si fanno una fama internazionale per essere gli unici che sanno porsi il problema dell'inflazione nel quadro di una politica. Hanno i gruppi di studio, ma intanto provano l'inflazione. Attenzione, non erano ancora due informazioni che la fa tutta la Chirac, che fa una. Ma insomma, questa è una prima serie di risposte, che però sarebbe assolutamente incompleta, e sono d'accordo, sono chiaro. Però io proposto una definizione diversa e più ampia dell'internazionalismo, che non è fatto solo di rapporti tra i partiti socialisti, ma è fatto di una socializzazione internazionale che passa attraverso queste reti, ma passa anche attraverso altre reti, e si intreccia con la politica estera, con la politica internazionale. Allora, negli anni 70, a metà degli anni 70, quando esplode la crisi economica, quando esplode il problema dell'inflazione insieme alla stagnazione della crescita, questo problema diventa centrale nelle relazioni internazionali, e c'è un ministro socialdemocratico che è in prima linea nel cuore di questo problema, ed è Schmidt. Schmidt è un banditore incessante in tutti i forum nei quali si trova a parlare, stia parlando con Kissinger e stia parlando a un incontro di sindacalisti. Lui dice che i movimenti operai devono capire che ora bisogna prima mettere in ordine i bilanci nazionali, che la crescita di un solo paese ha effetti destabilizzanti, che la bilancia dei pagamenti è fondamentale, eccetera, eccetera. Tutto questo ha un'influenza? Sì, questo io credo abbia un'influenza. Ce l'ha in modi molto concreti, ce l'ha nella soluzione negoziata di due crisi finanziarie, quella italiana e quella britannica del 76, perché Schmidt è un attore fondamentale in entrambi i negoziati, che di nuovo hanno una dimensione politico-ideologica, hanno una dimensione internazionale, occidentale, e hanno poi una dimensione istituzionale, perché a un certo punto interviene il Fondo Monetario.
cerco di chiudere in fretta. Questo avviene anche all'interno di un dibattito più ampio che di nuovo chiama in causa il ruolo di leadership degli Stati Uniti, che è stato tanto al centro del mio intervento. Perché qualcuno ricorderà il tentativo dei primi vertici del G7 dei quali ho parlato, di proporre soluzioni concertate. E ricorderà ad esempio il grande impegno del presidente statunitense Carter per promuovere una riflessione coordinata delle economie più sviluppate che doveva tirarsi dietro il resto del mondo, che doveva avere nella Germania il suo protagonista principale, la famosa teoria del lavoro monotipo. Cioè, non ne ho sentito parlare, e finalmente cederà in parte solo nel 78, poi arriva il secondo shock petrolifero, quindi tanti saluti a tutti. E la cosa interessante è che tutto questo attiva però un secondo ciclo e un secondo livello di dibattiti che sono socialdemocratici. E qui io stavo cercando esattamente, ho trovato delle citazioni di Tony Crosland. Tony Crosland, intellettuale britannico, il principale protagonista del revisionismo negli anni 50 nel Partito Laburista. E nel 76 diventa Foreign Secretary, ministro degli esteri del governo laburista, e quindi si trova a partecipare a tutta una serie di incontri. E Crosland, che è uno che diciamo, viene dal centro-destra del Partito Laburista, questa storia che si deve contenere la crescita dell'inflazione, proprio non la riesce a capire. E una serie di citazioni divertenti, il Consiglio europeo novembre 76 dice dei debiti economici di Schmidt sono apocalittiche e sono parecchio a destra di quelle della signora Thatcher. Una settimana dopo dice non capisco perché la destra delle SPD debba essere guidata da qualcuno che è ancora più a destra di Milton Friedman, e poi continua che va a spiegare, dice qui ci sono tre potenze che possono promuovere una politica di innovazione: gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania. Giappone non ne vuole sapere, Stati Uniti la vogliono fare, la Germania non ne vuole sapere, perché la Germania è un paese ricco, insomma qui si entra in tutto un secondo livello di dibattiti. Di nuovo, l'internazionalismo conta se lo consideriamo una cosa ampia e non solamente gli scambi tra le persone. Viva la storia. Grazie, con così tante questioni sarà difficile essere breve, ma attento a poco di essere di nuovo parecchio schemato. Sulla ormai vexata questione open chat, dico solo una cosa, ovvero che le diverse indicazioni non si aggiungono nulla, cioè non c'è veloce da cercare un fattore unico come fanno open chat, ma che di volta in volta si debbano cercare fattori che si contengono. Dalla parte della riflessione sulla civiltà del capitalismo precede anche il ripetere la nascita del comunismo e possiamo vedere le origini della riflessione da parte dei socialisti sulle cause della guerra mondiale e sul loro stesso fallimento nazionalista e rifiuto dell'internazionalismo al momento dello sbocco. Lì partono alcune riflessioni che proseguono successivamente. D'altra parte, se pensiamo a un fenomeno come Gramsci, fare un esempio più importante e più ovvio, certo non si può spiegare tutto in base alla minaccia percepita reale comunista, ma il fatto che essa venga sventolata anche da Truman all'inizio del fatto che la faccia ha un suo significato. Quello che bisogna capire, mi sembra, è che parlare di minaccia percepita comunista non serve solo a pensare quanto la percepissero in termini i socialdemocratici, ma quanto essa sia stata utilizzata o almeno sia stata presente nel convincere chi la civiltà del capitalismo pensava quanto ci fosse, cioè il capitale del capitale del capitale della faccia, quasi tutto il congresso. Ovviamente gli Stati Uniti sono un caso a parte, sono stati assimilati, alla socialdemocrazia, ma lo si può fare soltanto in parte. Lo stesso caso della nascita del New Deal dimostra come il fattore determinante del comunismo sia decisamente più ovvio quando era stata percepita davvero negli anni 20, si risponde in modo esclusivamente repressivo. La presenza dei comunisti nella rinascita sindacale della conferenza è importante, ma di fatto rimane. Ma poi Roosevelt li assume nei suoi programmi comunisti.
come sì, saprai. Sono... Quindi non è che proprio c'è tutto questo. Quindi è un'interazione di fattori diversi che non penso si possa classificare una compresa ovviamente questa conoscenza, questa consapevolezza che ho citato il cartello, ma vanno resi consapevoli anche i capitalisti qualche volta, a questo la minaccia della percettività serviva. Anche due parole rapide sugli, sugli Stati Uniti, che su, forse avrete dovuto mettere un po' qualcosa. Ora, la questione cruciale è quella della, che è stata posta, quella della crescita, ovvero del fatto se la social democrazia è cresciuta in un rapporto stretto, generale con la crescita capitalistica dei tecnologiosi, allora che cosa facciamo senza, senza crescita? È un bel problema, perché porre domande in questi termini significa rischiare di concepire una funzione tendenzialmente ancillare anche sulla terra, se non di protagonista, non di intervento, ma di operatore a valle. E questo è un problema che davanti al cittadino è difficile, difficile trovare un equilibrio nella risposta. Quel che è certo è che la democrazia, al momento della crisi, questo, della grande crisi, ci sono state varie, come Eto, Sini, Ozzo, davanti alla conclusione della crisi ci si trova in una grande difficoltà che si manifesta anche rispetto al problema dell'inflazione, eccetera, eccetera. Ancora più grave mi sembra che sia stata però l'ultima caduta per molto tempo, per tempo dopo, una ripartenza che è grandi punti degli anni 90, che vanno insieme a successi di sinistra, di Labour, successi elettorali, e che le due cose insieme stimolano, non c'è un discorso estremamente schematico ovviamente, ma stimolano con soggetti politici, o almeno le parti di leader di questi soggetti politici, a cambiare completamente i propri strumenti culturali e a incoraggiare l'abbandono di alcuni strumenti di politica economica. Quindi, se devo rispondere in due battute, perché solo così si può fare, la domanda dove abbiamo sbagliato è stato nell'abbandonare, dove si è sbagliato, è stato nell'abbandonare questi strumenti e culturali e di politica economica. E se proprio avevo in una domanda più difficile di tutti, cioè cosa fare, what is to be done, penso che una qualunque risposta debba ripartire da qui, da un parziale critico recupero di questi strumenti. In primo luogo, durante la su cui possiamo prendere, scusate, sto ringraziando.